Buonasera telespettatori di ATV, ben trovati con Daedalus, il nostro approfondimento settimanale. Anche questa sera torniamo a parlare di politica, lo abbiamo fatto con un po' di intervalli, un po' di pause dal 4 marzo scorso, dal giorno delle elezioni. Possiamo dire che da quella serata non è cambiato tantissimo del quadro che vi abbiamo descritto, e questa sera tra l'altro abbiamo uno degli ospiti che ci ha assistito durante quella lunga diretta qui da Bologna, Manes Bernardini, siamo Bologna. Buonasera. Ben ritrovato. Accanto a lui abbiamo già svelato l'ospite speciale di questa sera nell'inquadratura grande, Nunzia De Girolamo, Forza Italia, buonasera. Buonasera, benvenuta. Buonasera a lei. Allora, ovviamente tanti i temi, e parto subito da Nunzia De Girolamo, che è stata candidata a Bologna, che è venuta a stare qui, ha condotto una campagna elettorale molto impegnativa e molto sul pezzo, posso dire. Come ha accolto questa risultato appunto non positivo suo personale, ma comunque positivo per la coalizione del centrodestra? Ma per quanto mi riguarda lo sapevamo, nel senso che quando io l'ultima notte ho firmato la candidatura come capolista a Bologna, nei sondaggi si sapeva che il seggio qui probabilmente non sarebbe scattato, perché era molto difficile per una serie di logiche nazionali, per rapporti con la coalizione, per la difficoltà strutturale che Forza Italia ha sempre avuto in Emilia, o comunque a Bologna in particolare. Nonostante questo, chi mi conosce sa che non mi arrendo facilmente, sono stata candidata, ho reso un servizio, mi sembrava giusto, ci ho provato, ci avrei tenuto molto perché sono innamorata di questa terra, tant'è vero che torno. Io avevo promesso che sarei tornata una volta eletta, invece forse in maniera anche anomala rispetto alla vecchia politica, io torno da non eletta. Mi pare che qui non si è visto qualche eletto probabilmente negli anni catapultato a Bologna, e forse anche qualche bolognese, ce lo possiamo dire, si è dimenticato di questa terra molto spesso. Quindi sono tornata innanzitutto per ringraziare chi mi ha aiutato, chi ha creduto, chi continua a credere nel progetto di centrodestra, in Forza Italia, ma soprattutto in questa terra straordinaria, e non intendo lasciarla, sebbene chiaramente non potrò essere qui tutti i giorni, essendo stata eletta qui non mi trasferisco con una casa, ma non c'è bisogno, io con due ore da Roma sono in questa città. E poi le chiediamo anche quali sono i suoi progetti, diciamo, da sviluppare qui sul territorio. Intanto le volevo chiedere per chiarezza, anche perché si è favoleggiato tanto sulla sua candidatura a Bologna, ne sono state dette di tutti i colori, litigi con la Carfagna, con la Gelmini, il presidio di Berlusconi, insomma, e poi questa cosa strana per cui un uomo forte di Forza Italia, conosciuto sul territorio come Galeazzo Bignami, è stato invece candidato in Romagna. Cioè, cos'è successo? C'è stato un cortocircuito nel partito? Sì, c'è stato un cortocircuito che c'è stato in tutta Italia. Cioè, i casi sono tanti, devo dire che gli scontenti sono tantissimi, però io di solito guardo al futuro e non al passato, nel senso che quella notte io ero capolista nella mia terra, qualcuno che è distante da me, una classe dirigente che non ha nulla a che vedere con me, io lo sottolineavo prima, oggi più che mai, che magari voi neanche conoscete, Cesaro, Desiano, persone per fortuna distanti da Bologna, hanno deciso di togliere la De Girolamo da casa sua capolista, mi hanno messo seconda, ci siamo accorti per caso di questa cosa, e per recuperare il partito ha scelto di mandarmi a Bologna. Poi è stato fatto tutto il passaggio di pasticci, Bignani in Romagna, insomma un vero caos. Un caos che però per quanto mi riguarda appartiene a ieri, nessun litigio con la Gelmini assolutamente, anzi contentissima che sia stata eletta e nominata capogruppo alla Camera, almeno un po' di rinnovamento si vede in Forza Italia. Spero che il mio partito capisca, come ho detto a Silvio Berlusconi diverse volte nelle nostre telefonate post 4 marzo, che questo partito va rinnovato nelle persone ma anche nei metodi, onde evitare che il disastro del 4 marzo si possa ripetere alle prossime competizioni regionali, alle prossime politiche, alle europee, perché è chiaro che Forza Italia e Silvio Berlusconi, e io ho sempre detto che i voti sono di quell'uomo da sempre, nei momenti di difficoltà, nei momenti di forza, ha avuto diversi dispetti sia, diciamo, da alcuni poteri dello Stato che dagli uomini che fanno politica, nonostante le difficoltà continua a prendere il 14%, ma il partito è fatto anche di una classe dirigente, la classe dirigente che non sempre ha lavorato. Cioè Salvini ci doppia in Emilia Romagna, ma non è solo Salvini che è venuto tante volte qui, Salvini ha tanti Federica, ha tanti Giorgetti, ha tanti Maroni, ha tanti Zaia che lavorano sul territorio, che investono, che si danno da fare. Mi chiedo
dove fossero coloro che sedevano ai tavoli di Arcore e di Grazioli. Quel risultato negativo non è colpa di Berlusconi, è colpa di una classe dirigente che si è cullata sugli allori del passato. Diciamocelo onestamente, molti di noi sedevano tranquillamente a casa davanti alla TV e i voti di Berlusconi piombavano nelle sezioni di partito. La stagione è cambiata e forse bisogna darsi da fare. Io intendo dare una mano a Silvio Berlusconi e a Forza Italia per rilanciare questo progetto e per rilanciare il centrodestra, un centrodestra diverso dal passato. Lo dicevo all'inizio, lei è venuta a Bologna, si è fatta conoscere da subito, ha voluto subito conoscere le realtà e si è spesa sul territorio durante questa breve ma intensa campagna elettorale. Lei, visto che parlava di Berlusconi, non pensa, dopo aver avuto, si sarà fatta subito un'opinione, no, di quella che è l'Emilia-Romagna, di quella che è la gente emiliano-romagnola, di quelli che sono i bolognesi, lei non pensa che Berlusconi abbia un po' trascurato l'Emilia-Romagna, anche tra virgolette personalmente? Mi spiego, quando lui era al governo sono state due o tre le sue presenze a Bologna fisiche. Qualcuno ironizzava, probabilmente è una favola, che lui avesse la cartina dell'Italia e in corrispondenza della Emilia Romagna avesse scritto Hic sunt leones, nel senso che era la zona più lontana da lui. Ecco, lei pensa che forse Forza Italia abbia negli anni anche sottovalutato la potenzialità dei voti che potevano essere raccolti da queste parti, di cui poi si è avvantaggiato Salvini, evidentemente? Io quello che ho notato subito arrivando a Bologna e quindi avendo a che fare con realtà di partito e allo stesso tempo la società civile o con liste civiche come quella di Manes, che era comunque la terza forza in città con cui io ho interloquito, perché mi sembrava giusto coinvolgere tutti e quantomeno ascoltare i problemi di questa realtà per poi chiedere e fare un appello per quanto riguarda il consenso elettorale. Io penso che Berlusconi abbia trascurato comunque Forza Italia l'Emilia Romagna commettendo un errore, perché diciamo la parte rossa oggi, dopo il 4 marzo posso vestire di rosso perché è cambiata anche l'Emilia Romagna, no? Sì, questo è un rosso, un rosso sbiadito qui ormai, per fortuna è sbiadito, sì. In Emilia Romagna ha sempre pensato che questa fosse una terra di appannaggio del centro-sinistra, una terra comunista. Anche qui si sono stancati di un certo tipo di mentalità, io l'ho respirato in campagna elettorale, però è chiaro che io sono arrivata e in un mese non è possibile raggiungere dei miracoli, anzi ho visto, guardando i risultati delle altre province, che il dato, cioè il divario più basso fra la Lega e Forza Italia è proprio a Bologna, dove io ho fatto campagna elettorale, mentre da altre parti ci doppiano in altre province. Però è chiaro che bisogna investire nel tempo, non è una cosa che si può fare in un mese, perché nessuno può realizzare un miracolo di raggiungere dei risultati in un mese soltanto di campagna elettorale. Se noi avessimo investito nel tempo, strutturato una classe dirigente più radicata, più presente, se anche Berlusconi fosse venuto più volte qui e quindi dato più visibilità a questa realtà, non avremmo lasciato tutto lo spazio alla Lega, perché la verità è che Salvini prende spazio in Italia nei momenti di difficoltà di Silvio Berlusconi e in quel momento la classe dirigente non ha fatto la classe dirigente, quindi non è stata all'altezza del leader, perché quel vuoto è stato riempito da un'altra persona che è Salvini. Io, prima della fine della campagna elettorale, sono stata giù in campagna e sono ritornata qui per chiudere la campagna elettorale, due giorni giù. Ho chiamato il presidente Berlusconi e gli ho detto che la mia sensazione era che la Lega ci avrebbe superato, soprattutto al nord, e che i 5 Stelle avrebbero stravinto al sud. E quello è un voto su cui i partiti devono fare una riflessione. Questa riflessione non è stata ancora fatta, soprattutto dai due partiti che secondo me hanno avuto più schiaffi dall'elettorato, che sono il PD e Forza Italia. Perché bisogna essere onesti intellettualmente, comunque la Lega raggiunge un risultato impossibile da pensare durante l'epoca Maroni, diciamo nel post Bossi, e il Movimento 5 Stelle ha un risultato più che dignitoso, direi inaspettato, uno tsunami nel Mezzogiorno d'Italia, e i partiti dovrebbero riflettere, soprattutto guardando a domani. Io vorrei aiutare nella riflessione e penso che dall'Emilia Romagna possa partire un nuovo laboratorio di idee. Faccio l'ultimissima domanda, bruciapelo, poi passiamo con Manes per qualche momento. Lei durante la campagna elettorale a Bologna ha sentito il partito, parlo di quello nazionale, anche dei livelli locali, proprio a suo fianco, che è stata supportata, è stata aiutata, o qualcuno ha cercato di fare qualche sgambetto secondo lei? Sa che lei
Sono indiscreto. No, sa che io sono una sincera. Sono sfacciato. Sono una genuina, una donna del popolo, come direbbe qualcuno. Beh, è girata una mail, trovo vergognoso in un partito che giri una mail e non ho visto una denuncia. Questo mi ha molto meravigliato, nel senso che se nessuno era responsabile di quella email si denuncia. Parliamo tutti di legalità, di meritocrazia, di trasparenza. Dov'è la trasparenza? È una mail che ha danneggiato innanzitutto Forza Italia, perché magari ha avvantaggiato la Lega, Fratelli d'Italia, sono scattati altri seggi. È una cosa che non si fa e che sicuramente ha inciso sul risultato elettorale, perché è ovvio che se tu dici non vota la De Girolamo ma vota un altro partito perché altrimenti non viene eletto Bignami, che è un consigliere regionale con un bel numero di preferenze, una parte dell'elettorato reagisce e non bene. Questo però fa parte di tutti i pasticci che sono stati compiuti nella fase pre-elettorale, cioè nella elaborazione delle liste, che capisco anche che ognuno si difende, non lo condivido, io non lo farei, però probabilmente qualcuno ha subito una lesa maestà sul proprio territorio e ha pensato che quella mail potesse danneggiarmi e ha danneggiato, ma comunque ha danneggiato il partito, perché un maggiore risultato poteva far scattare 4 seggi e l'Emilia Romagna aveva un parlamentare in più oggi che, sebbene non nata a Bologna, le assicuro che avrei combattuto e continuerò a farlo fuori dal palazzo per questa terra. Dispiace, ma ormai è accaduto, acqua passata. Mi auguro che per il futuro, appunto, ci siano strumenti diversi che possano evitare casi come questi. Sicuramente non ho avuto il partito vicino e non intendo il coordinatore regionale, che anzi oggi ho letto che mi ha riservato parole molto belle sul Resto del Carlino. Io lo ringrazio molto per questo, lo ringrazio per la stima, la fiducia fa sempre piacere. Mi pare che un coordinatore ad oggi ci sia ancora ed è Palmizio, per cui è un tema di non discussione al momento. Mi fa piacere che mi abbiano accolto con affetto allora e che ancora oggi con tanto affetto le persone sono contente del mio ritorno qui. Vuol dire che chi ha fatto la mail se ne farà una ragione. Una mail che, almeno per quanto ci riguarda come redazioni, abbiamo diciamo così, appreso anche perché il qui presente Manes Bernardini ne ha parlato sul suo profilo Facebook, no? Sì. Questa mail, adesso non vogliamo sapere come è entrato in possesso di questa mail, appunto perché non siamo una troupe di iene, esatto, alla ricerca di queste cose, però cioè, il dato politico è importante, cioè lei ha voluto con questa mail, pubblicando questa mail, danneggiare Forza Italia, aiutare Nunzia De Girolamo, fare il gioco di una lista civica che stava cercando degli equilibri suoi all'interno di una competizione elettorale? Ma l'ho fatto semplicemente perché sono sanguigno anch'io, e siccome ho fatto 2 campagne elettorali da sindaco e tutte e 2 le volte questo cortocircuito di cui non si sa mai colpevole, questa mano oscura del centrodestra bolognese che tenta sempre di suicidare il centrodestra bolognese, mi ha stancato, perché nel 2011, quando ero candidato sindaco per il centrodestra, andavi sui banchetti di Forza Italia, non c'era mai un volantino col mio nome. Siamo arrivati 2 anni fa a un ballottaggio dove oggi, quando sento parlare a Salvini a livello nazionale, dove dice bisogna mettere davanti da tutti l'interesse del paese, bisogna parlare con tutti, non ci devono essere veti personali, non ci devono essere personalismi. Abbiamo visto che qua a Bologna ha vinto il teatrino delle ambizioni personali, non ha vinto sicuramente la città, con un'esigenza di cambiamento forte, con un patto elettorale che si poteva fare. E il nostro primo punto che avevamo messo sul tavolo per iniziare le trattative era no al passante di mezzo, e oggi basta leggere le forze politiche che sono contrarie al passante di mezzo per capire che il nostro era un'offerta indirizzata unicamente al centrodestra. E la situazione si è ripetuta anche con la candidatura dell'Unione di Gerolamo. Allora, se centrodestra bolognese o emiliano romagnolo deve essere, ripeto, il teatrino delle ambizioni personali, penso che qui il centrodestra magari vincerà, ma vince sulle macerie delle disgrazie altrui, non vince sicuramente per una propria capacità di inglobare consenso e di allargare consenso. La cosa che mi ha fatto piacere della candidatura di Nunzio Di Girolamo, che ho detto pubblicamente su tutti i giornali, è l'avere capito che sul territorio non ci sono solo i partiti, ma ci sono anche delle forze civiche. E visto che oggi in Parlamento nessuna forza è vincente, perché tutti hanno perso dal momento che nessuno riesce a fare in maniera autonoma un proprio governo,
ritengo che la lungimiranza del politico e di chi si candida nei territori sia quello di andare ad ampliare il proprio consenso elettorale, di andare oltre i propri steccati dei partiti e, perché no, guardando anche quelle realtà civiche che, come la nostra, Bologna è salita sul podio, perché ricordiamo che in termini di consensi elettorali non siamo la terza forza politica. 10%. Se guardiamo il risultato, diciamo, dei partiti, oggi, diciamo, sì, a Borgonzoni è arrivato a ballottaggio, ma ci è arrivato grazie a tutto il voto della coalizione. Se ci fossimo fermati ai voti di lista, diciamo, ci sarebbe stato il ballottaggio Movimento 5 Stelle e PD con il terzo incomodo di Insieme Bologna. Però è un'operazione che, ripeto, magari dall'altra parte della riva del fiume sta facendo anche Pizzarotti a livello regionale, cioè guardare alle civicità. In ogni consiglio comunale, specialmente quelli medio piccoli della montagna o della pianura, noi troviamo liste civiche che hanno magari anche vinto il comune, e ce ne sono tantissimi dei casi sia in Appennino che in pianura. In ogni consiglio comunale noi troviamo dei rappresentanti del popolo eletti sotto il simbolo di liste civiche, e quindi è una realtà che va presa in considerazione, ed è quello che penso debba fare la politica, che oggi con i propri numeri non riesce a vincere e bisogna ampliare il proprio consenso. Bisogna ripartire dalla gente, che la gente, ripeto, viene rappresentata sia dai contenitori standard, ma anche, ripeto, da formazioni di cittadini che con un'idea di città, con un programma, si presentano agli elettori e riescono a ottenere una fiducia non invidiabile né da meno rispetto ai partiti tradizionali nazionali. Torniamo tra poco sul tema del civismo e sulle liste civiche, però restiamo ancora per qualche momento sulle elezioni politiche. No, sulle mail no. Volevo, a proposito dell'essere sanguigno, no? Abbiamo, infatti per quello che siamo nata una simpatia a pelle. Appunto, lei non solo sanguigno, ma proprio ha voluto far vedere di voler fare di testa propria durante le scorse elezioni, perché ha subito manifestato una vicinanza nei confronti di Nunzio De Girolamo e si è sentito davvero tirato per la giacca, tanto che ha avuto una reazione, anche un moto di stizza, da Pier Ferdinando Casini. Semplicemente perché io posso anche magari dire cose che non sono condivisibili dalla maggioranza, diciamo, degli elettori o di chi ci segue, però ho solo una parola e quando la dico pretendo che sia rispettata nel bene e nel male. Io mai ho detto che avrei votato Pier Ferdinando Casini, e quando mi sono visto sui giornali, come mai ho detto di votare Nunzio De Girolamo? Ho semplicemente detto che durante questa campagna elettorale strana delle elezioni politica nazionale, l'unica candidata che in maniera corretta, senza chiederci dei voti, ci ha chiesto: ma scusate, cos'è che non va sul territorio? È stato Nunzio De Girolamo, che è venuta, ha bussato alla porta, ha chiesto permesso, ha chiesto di confrontarsi con la realtà di Insieme Bologna, e noi semplicemente abbiamo iniziato a parlare del passante di mezzo, abbiamo iniziato a parlare dei problemi della sanità, dei problemi degli ospedali, della montagna, dell'agricoltura, abbiamo fatto anche alcune visite insieme ad aziende agricole, perché questo è il nostro modo di fare. E ripeto, la vecchia politica del dietro le quinte, degli accordi detti e non detti, tipici di chi oggi magari siede ancora in Parlamento, non mi appartengono, non mi sono mai appartenuti. Siccome non devo una caramella a nessuno, perché nessuno mi ha dato neanche una caramella, posso mandare, ripeto, a spendere anche Pier Ferdinando Casini, che mi tira per la giacchetta mettendomi in bocca delle parole che non ho mai detto. D'altra parte devo dire che chi ha esperienza di politica territoriale, io ho sempre fatto politica sul territorio, quindi non nasco dai movimenti giovanili, cioè veramente attaccavo i manifesti, è il caso di dire, quindi conosco le logiche. Mi sembrava ovvio, oltre che rispettoso, di una forza civica che aveva il 10%, sentire un parere anche di una persona che è fuori dai partiti e quindi di un movimento, di consiglieri del loro 10%, che erano fuori dalla Lega, da Fratelli d'Italia, da Forza Italia, dal PD, da Casini. Quindi per avere anche una visione più lucida, distante, senza regolamenti di conti, di ciò che accadeva in città, in particolar modo di quello che accadeva nel centrodestra. E devo dire che per certe cose loro sono stati illuminanti, perché almeno la strada da percorrere, diciamo, ho messo alcuni paletti, perché poi arrivi in una città che non conosci, in una regione dove gli equilibri politici sono complessi, molto rossa. Quando io sono arrivata sembrava di vedere comunisti ovunque, poi per fortuna le urne un incubo mai avuto era diventato reale. Non c'erano i leoni di Berlusconi, in realtà una realtà anche molto diversa dal resto d'Italia. Io ne ho parlato spesso con lui, con tantissimi amici con cui ho, la Giorgetti, altri con cui ho spesso interloquito in campagna elettorale, che quello che accadeva a Bologna nel Partito Democratico non succede nel resto d'Italia. E io, anche per ragioni familiari, un po' di esperienza di PD ne ho. Ci fermiamo, facciamo una brevissima pausa, torniamo tra pochissimo in studio ancora con Nunzio De Girolamo e Manes Bernardini.
Torniamo in studio con Daedalus. Allora, è venuto il momento di affrontare un po' il tema di cui si parla su tutte le televisioni nazionali, cioè quello di che cosa sta succedendo a Roma, perché tutti ci chiedono se ci sarà un incarico a qualcuno, se queste consultazioni arriveranno a qualcosa, se ci sarà un governo. Ieri vedevamo Scalfari in televisione dalla Berlinguer che diceva che assolutamente lui auspica un governo PD 5 Stelle, quindi il centrodestra sarebbe all'opposizione. Lei, De Girolamo, cosa vede? Ma un governo 5 Stelle PD mi sembrerebbe veramente l'ultimo schiaffo agli elettori, i secondi e i terzi che si mettono insieme e quindi fanno un governo ignorando che il 37% degli elettori ha scelto comunque una coalizione di centrodestra. Io trovo insopportabile l'arroganza del Movimento 5 Stelle. Mi auguro che questo sia un motivo, una sveglia anche per gli elettori, che mi rendo conto che hanno votato in massa, soprattutto in alcune realtà come il Mezzogiorno, il Movimento 5 Stelle, anche per dare uno schiaffo alla classe dirigente, ai partiti, ai metodi, alle persone scelte, sempre le stesse. E quindi lo capisco, perché chi dice che è stato votato il Movimento 5 Stelle per il reddito di cittadinanza non conosce il Mezzogiorno d'Italia, non è quella la ragione, sono diverse. Però oggi l'arroganza dei grillini è insopportabile, cioè Di Maio si comporta come se fosse stato votato da tutti gli italiani, mentre il 68% degli italiani non li ha scelti, cioè il 68% degli italiani ha fatto un'altra scelta, per cui se tu hai a cuore l'Italia ti siedi intorno ad un tavolo con tutti gli interlocutori, rispettando i voti di tutti, che penso sia una cosa saggia, e provi a dare un governo a questo paese su quei 3, 4, 5 argomenti fondamentali su cui si può trovare l'intesa. Invece mi pare che in questa fase stiano vincendo i personalismi, cioè no a Berlusconi, non no alla flat tax. Oggi noi dovremmo parlare della flat tax, del reddito di cittadinanza, dell'immigrazione, della sicurezza, della sanità, della scuola, di tutti quei temi che interessano realmente le famiglie e le aziende italiane. Invece mi sembra che si discuta, e questa non mi pare nuova politica, delle seggiole, quindi delle cosiddette poltrone, sulle quali mi pare che si vogliano accomodare un po' tutti, compresi il Movimento 5 Stelle, legittimo per carità, ma almeno evitassero di fare duri e puri. E dall'altra parte delle persone, si dovrebbe partire dai programmi e dalle idee che abbiamo per l'Italia. Con questo quadro, tu no, tu sì, questo va bene, questo non va bene, un giorno il gioco lo fa Salvini, un altro giorno lo fa Di Maio, poi il PD che è spaccato in cinque correnti diverse, qui non sai mai con chi devi parlare, però la parte considerevole del gruppo parlamentare sta con Renzi, mi pare che Renzi dica no al Movimento 5 Stelle o comunque no a tutti, vuole restare all'opposizione. Noi siamo l'unica forza unita, ma purtroppo andremo insieme alle consultazioni, stiamo parlando con una sola parola, con un solo verbo, ma non abbiamo i numeri per governare. A questo punto la partita è tutta nelle mani del Presidente della Repubblica. Non vorrei essere Mattarella, perché onestamente è molto complesso, cioè arrivare ad un governo nello stato attuale delle cose, anche del gioco che si sta facendo delle tre carte da parte dei leader dei vari partiti, io vedo difficile un governo, vedo molto più vicino il voto, perché poi esatto, penso, stavo chiedendo appunto, lei pensa che quindi siamo in queste, se non ci sarà un evento straordinario o un gioco tattico tipo quello che è stato fatto sulle presidenze della Camera o del Senato, dove effettivamente comunque si è determinato un gioco di tatticismi sui quali, devo dire, è stato bravo Salvini, anche se a danno di Forza Italia, ma è stato bravo, perché poi in politica bisogna riconoscere le capacità degli altri. Certo, cinico, ma bravo. Se non succede un evento nuovo che possa sbrogliare la matassa nella quale ci siamo infilati in questo angolo, e allora le elezioni sono l'unica porta che noi avremo. Noi abbiamo detto come Forza Italia di essere disponibili a sederci con tutti, perché mettiamo al centro l'Italia e l'interesse degli italiani. Ma se altri non vogliono e disprezzano i voti che ha espresso il popolo italiano, noi non possiamo consentire un atteggiamento del genere. Pertanto saremo costretti a guardare alle urne e quindi al voto, che sicuramente non cambierà le cose, perché la legge elettorale è la stessa, gli equilibri potrebbero essere gli stessi. Siamo veramente in una situazione di stallo. La preoccupazione è che intanto però il mondo va avanti, l'Europa certo va avanti, il debito pubblico è quello che è, il PIL altrettanto, la sicurezza e l'immigrazione continuano ad essere un tema, anche qui a Bologna io leggo i giornali, continuamente ci sono rapine, sparatorie, cioè in una che dovrebbe essere
una delle città non solo più belle d'Italia, ma quella che era la culla della cultura, invece è diventata una città assolutamente insicura, invivibile da questo punto di vista. Abbiamo un problema, ne discutevamo prima di entrare in studio, di sanità enorme, ci saranno le regionali a breve. Quali sono i progetti del centrodestra? Cioè, noi dobbiamo parlare più che di schemi di governo, di quello che vogliamo fare per gli italiani, nelle regioni e a livello nazionale. Il rischio è che torneremo alle urne. Lei comunque, appunto, a proposito dei tatticismi, delle strategie di cui parlava, vede compatto e unito il centrodestra, cioè lei vede comunque un tatticismo che vede come attori Movimento 5 Stelle, centrodestra e PD, oppure ci sono delle inclinature con la Lega e quindi potrebbero andare poi per i fatti loro? Noi abbiamo fatto un patto con Salvini e questo patto diceva: chi arriva primo guiderà la coalizione. Ora, noi non abbiamo pregiudizio nei suoi confronti, siamo sicuri che si comporterà bene, ma anche perché ha un interesse. Salvini ha 43 anni, mi pare, 45, non di più. È leader di una forza che è arrivata prima, ha una coalizione unita. Io penso che la sua ambizione sia essere leader del centrodestra, non leader della Lega, già ha vinto come leader della Lega. Per essere leader del centrodestra deve tenere unito il centrodestra. Se domani mattina fa l'accordo col Movimento 5 Stelle, si metterà contro non solo Forza Italia e Fratelli d'Italia, ma contro un elettorato che ha creduto in quel progetto di unità del centrodestra. E dovrebbe andare a fare il maggiordomo del Movimento 5 Stelle, perché poi a quel punto vincono i numeri. Il Movimento 5 Stelle al 32%, Salvini il 17%. L'utilità anche proprio singola di Matteo Salvini, personale, neanche di partito, non la vedo. Poi tutto è possibile, quindi non voglio fare previsioni perché siamo in una stagione veramente complessa. Il Movimento 5 Stelle è un foglio bianco che sa dire tutto il contrario di tutto, non è di destra, non è di sinistra. Un giorno vuole l'immigrazione controllata, un giorno li vuole cacciare con i barconi sparandogli come in Spagna. Cioè, cambiano continuamente opinione su tutto, quindi può succedere di tutto di più. Penso che a Salvini però non convenga. Onestamente, se fossi io Salvini non lo farei. Bernardini, invece, lei come vede la situazione? Che lo conosce un po' meglio Salvini. Io conosco abbastanza, per vent'anni abbiamo lavorato quasi gomito a gomito, quindi lo conosco molto bene, ma penso che sia la lettura che dà Nunzio De Girolamo, è la lettura più realistica che si possa fare alla luce del risultato del 4 marzo. Poi forse l'unico governo potrebbe essere il Movimento 5 Stelle e PD, però lì bisogna capire se c'è, ripeto, un fondamento in questa operazione, che penso che valga lo stesso ragionamento fatto per Salvini anche per il PD. Diventare la ruota di scorta del Movimento 5 Stelle non penso che convenga. Anche perché io aggiungerei un altro elemento per consolidare quello che è il cartello di centrodestra. Anche gli stessi deputati e senatori eletti nei collegi uninominali non sono stati eletti solo con i voti della Lega, esatto, se il candidato eletto è in quota Lega. Sono stati eletti con i voti di tutti. Quindi sì, la Lega può contare come Forza Italia e Fratelli d'Italia su quelli eletti col sistema proporzionale, dire questi sì che sono i miei al 100%, ma c'è tutto un altro batteria di deputati che sono in quota Lega o Forza Italia, che sono però stati eletti grazie al voto di tutti. Quindi penso che questo sia veramente un elemento in più per garantire quello che è oggi una coalizione che magari può avere fughi in avanti a livello di tatticismi per andare magari a scoprire le carte anche qualcuno, ma che sicuramente non può essere sotto scopa dei voleri di un leader che comunque ha perso, perché anche Di Maio ha perso. Qua abbiamo il paradosso è che abbiamo un Parlamento di perdenti, perché nessuno ha i numeri necessari per vincere, ed è quello che commentavamo quella sera, quella nottata lunga, dove i primi numeri che uscivano dagli exit poll dimostravano questo. Io penso che la cosa più bella che si potesse fare, ma qui apro un'altra analisi politica, è anche un po' colpa di alcuni che hanno voluto a tutti i costi questa legge elettorale andare al voto, perché mi ricordo anche Salvini quando diceva l'importante è andare a votare, noi la legge elettorale non interessa, bisogna dare la parola al popolo, perché giustamente tanti anni che non veniva consultato, quindi qualsiasi legge elettorale va bene, però qualsiasi legge non va bene perché poi, questo è caos. Poi ti produce il caos e come insegna Joker in Batman, nel film Batman il caos è quello che poi consente, diciamo, di governare
però non alla democrazia, ai tiranni di turno, perché comunque sulle macerie, ripeto, costruiscono le fortune, non sicuramente i destini dei cittadini che stanno aspettando risposte sulle pensioni, che stanno aspettando risposte sull'economia, che stanno aspettando risposte da parte di un Parlamento che si è riperso per l'ennesima volta in logiche che le urne hanno condannato, perché questo è il dato forte. Oggi vediamo dagli stessi leader che hanno proclamato e venduto in campagna elettorale il cambiamento anche nel modus operandi della politica, essere ricaduti sulla stessa buccia di banana che ha contraddistinto la politica della prima, seconda repubblica e semmai questo possiamo chiamarla terza, anche della terza. Sì, che poi il Rosatellum, io onestamente mi ero molto opposta, ma poi chiaramente... L'unica è stata la Meloni, mi sembra. Sì, la Meloni. L'unica che ha sempre detto la legge fa schifo. Sì. E non... Io... Ovviamente, essendo all'epoca candidata nel Mezzogiorno d'Italia, prevedevo il disastro, non avendo degli alleati forti, avremmo perso tutti i collegi, ero contrarissima a questa legge, ma obiettivamente, come dice Manes, tutti zitti e pronti a votarla pur di dare una legge frettolosa al Paese che poi ci porta in una situazione di stallo che sta inducendo il Parlamento a stare fermo minimo per un altro mese, quindi forza lavoro, stipendi, sprechi. Anche i cultori della trasparenza, del no ai vitalizi, del risparmio, di far lavorare il Parlamento, quali 5 Stelle, che fine hanno fatto? Cioè adesso dove sono i parlamentari? Non sono in aula a lavorare, non c'è un palazzo che sta lavorando nell'interesse dell'Italia legiferando, c'è il fermo totale per una legge folle, voluta fortemente da Rosato e dal Movimento Partito Democratico, ma sostenuto da tutti per questa fretta di tornare al voto. Bisognava andare a votare perché era giustissimo, ma anche molto tempo fa, non il 4 marzo, ma con una legge che ci avrebbe dato una certezza il giorno dopo. Oggi anche i mercati prima o poi reagiranno, prima o poi l'Europa quello ci dirà scusate. Quella è la vera preoccupazione. Quella. Questo è il tema. Io ho fatto il ministro dell'agricoltura, lo raccontavo spesso in campagna elettorale, anche nei giri che abbiamo fatto nel mondo agricolo. Intanto nell'Unione Europea e in Europa si discute per i tagli alla politica agricola comune, cioè la PAC del futuro subirà dei tagli per la Brexit. Se non c'è l'Italia a monitorare, a difendere un territorio fortemente agricolo e quindi gli unici aiuti che abbiamo sono quelli che arrivano dall'Unione Europea, e poi insomma sulle nostre tavole arriveranno prodotti meno di qualità perché arriveranno meno soldi. Già si parla di quote latte anche, cioè si parla... I temi sono tantissimi. Di fronte a questo cosa fa la politica? L'ipotesi di un governo tecnico per rifare la legge elettorale. Mi rendo conto che è come mettersi d'accordo proprio sul campo di battaglia. Un'altra Fornero che piange, no? No, grazie. No, però penso che sia oggi forse un grande senso di responsabilità alla luce del fatto che nessuno ha i numeri, che creare un governo debolissimo non conviene a nessuno. Sì, bisognerebbe che però non... Poi il Parlamento può fare la legge elettorale, esatto. C'è bisogno del governo. La cosa più bella sarebbe una presa di coscienza da parte proprio dei leader, dire bene ragazzi... E che non facciano una legge elettorale basandosi sui sondaggi e vedendo che cosa gli converrebbe fare, perché poi... Ma la legge elettorale, poi adesso ognuno ha le sue leggi elettorali, che qua siamo come gli allenatori di calcio, ognuno ha la formazione in testa ed è quella giusta e vincente, sì. Quindi altrettanto vale in politica quando si parla di legge elettorale, però una legge elettorale, io lo ripeto sempre, che funziona c'è, quella del sindaco, quella dei sindaci, dove è chiaro e palese a tutti chi vince, chi perde, è garantita una rappresentanza, una pluralità, perché comunque faccio l'esempio anche nostro, abbiamo voluto creare una lista civica, l'abbiamo creata, ci siamo presentati, siamo rappresentati in consiglio comunale, in quartiere, quindi c'è spazio per tutti, perché comunque il sistema, pur con uno sbarramento proporzionale, c'è un ballottaggio che anche qui può piacere o non piacere, però che consentirebbe dopo 15 giorni di avere un governo. Io penso che al di là di tutte le alchimie che si possono trovare, se vogliamo degli esempi di leggi elettorali che funzionano, in Italia ne abbiamo già una, che è quella che vale, ripeto, per i sindaci, con governi che durano a livello amministrativo 5 anni senza problemi, e quindi già un esempio c'è. Poi si può guardare, se non ci accontentiamo di quello che abbiamo in casa, anche oltre i confini nazionali, per vedere che comunque tanti esempi in tanti paesi, esempi ci sono, senza stare qua a fare gli alchimisti all'italiana per guardare sempre il proprio interesse personale, interesse di bottega,
che non fa altro che dare come risultato, ripeto, il teatrino delle ambizioni personali, perché poi di questo si tratta ed è questo che stiamo assistendo anche come cittadini elettori in questi giorni, il teatrino delle ambizioni personali. No, il premio lo faccio io, no, lo fai tu, no, io sono più bello, no, io sono più bravo. E intanto, intanto la gente, ripeto, piange come il 3 marzo, sperando da che il 4 marzo andando a votare cambiasse qualcosa, no, il 3 marzo, guarda il 5 marzo, non è cambiato assolutamente nulla ad oggi, causa anche la legge elettorale. Perché quello è uno dei problemi. Ci fermiamo per un'altra brevissima pausa, tra poco. Di nuovo in studio con Daedalus. Allora, il futuro di Nunzia De Girolamo, visto che oggi è venuta a Bologna, quindi, come lei ricordava, pur da non parlamentare, è riuscita comunque a creare un legame con la città. Immagino che la città un po' sia entrata anche nel suo cuore, sia di almeno così lei ha detto, no? Molto. E quindi quale può essere il futuro per lei, anche in relazione magari ai territori a cui lei è legata, e non ultimo Bologna, insomma. Sì, io ho già detto, annuncerò a breve questo mio progetto, che è innanzitutto un'associazione aperta a tutti per dare un contributo non solo al mio partito, ma a tutti coloro che ci vogliono essere e che credono che la base, cioè i cittadini, la base di un movimento, sia fondamentale nella costruzione di un soggetto politico o comunque di un partito, di un movimento, di una lista civica. Io penso che la politica abbia perso molto l'ascolto, parla tanto ma ascolta poco. E quindi io vorrei girare l'Italia per dare voce e ascolto alle tante persone che nel mio partito, fuori dal mio partito, non hanno trovato accoglienza, perché ci sono tanti casi, sia in Forza Italia che in altri partiti di centrodestra, di maltrattamento di chi ha consenso sul territorio, di chi si dà da fare, di chi ascolta, di chi interloquisce con i cittadini, con la società civile, con le imprese. Quindi questo progetto aperto a tutti mi darà la possibilità di immaginare un contenitore diverso, non fuori dal mio partito, ma anzi per salvare il mio partito, perché se il mio partito continua così rischiamo di andare sotto alle due cifre alle prossime elezioni. Bisogna rilanciare il progetto, cambiare il metodo, quindi competenza, merito, coinvolgimento della base e mettere insieme tutte queste persone in un partito che non è mai stato partito, ma è stato sempre movimento, che è dipeso dal leader, e quando il leader è stato in difficoltà il partito si è liquefatto. Invece mi piacerebbe ristrutturare questo e farlo girando l'Italia e dando spazio alle tante persone che hanno bisogno di avere un contenitore attraverso il quale parlare e stare in relazione. Ho anche un bel progetto su internet, ma questo poi lo spiegherò quando è tutto fatto, torno da lei e le dico ogni cosa nel dettaglio, anche perché anche Bologna avrà la sua sede di questa associazione, quindi sicuramente intendo coinvolgere anche l'Emilia Romagna, così come le altre realtà. Io ho cominciato il mio tour da qui, mi sembrava rispettoso. Sarò in Campania nel fine settimana a casa mia, perché ancora non ho fatto l'analisi del voto lì. Poi ho la Puglia, ho la Sicilia, altre parti del nord, insomma, non ci arrendiamo. Mi hanno pugnalata, non si ferma, ma non mi hanno ammazzata. Senta, a proposito appunto della situazione del partito, lei ha detto che non è mai diventato un partito, è rimasto un movimento. Una delle critiche maggiori che si fa a Berlusconi è quella di non aver mai creato un successore, un erede, no? O perlomeno di aver in qualche modo bruciato lui, o sono morti per autocombustione i suoi eredi, prima Fini, poi Alfano, poi... E quindi il futuro anche di Forza Italia in questo senso, perché Berlusconi non è eterno, evidentemente. Ma guardi, io penso che i leader non si creano né a tavolino e né nei laboratori, perché rischiano di essere di plastica. E quindi se Berlusconi dovesse incoronare qualcuno di plastica, uomo o donna che sia, no grazie, preferisco che si creino dalla strada, dall'esperienza, dai contesti, dal consenso, tra la gente, che sia la gente a scegliere un leader erede di Berlusconi. Io ho sempre detto di essere contraria alle forme cosiddette delle primarie o analoghe, perché le primarie non hanno portato molto bene al Partito Democratico, fin quando c'era Berlusconi, perché era un leader incontrastato, che ha preso tantissimi voti negli anni nonostante le persecuzioni giudiziarie e umane che ha subito, e Forza Italia è Berlusconi, Berlusconi è Forza Italia. Nel momento in cui lui deciderà
che il suo ruolo deve cambiare, allora l'erede non sarà indicato da Berlusconi, verrà fuori da sé, come è giusto che sia, perché anche Salvini, piaccia o non piaccia, lui è nato da solo, cioè non è che è stato incoronato da Bossi, avete fatto comunque un confronto interno. Cioè, lo ricordo molto bene. Lo ricordi molto bene. Manes fu appunto, sì, magari io l'avrei, tu candidato mi pare che lui l'ha sfidato. Magari io, che non vengo dalla Lega, uno come Manes me lo sarei messo secondo, non l'avrei cacciato. Cioè, però poi ognuno fa la politica nel proprio modo. Io penso che il massimo del coinvolgimento, se tu mi sfidi, il giorno dopo siamo comunque tutti e due nello stesso partito. E tu, magari, io sono il primo, tu vieni accanto a me. Sarebbe logico, questo aiuterebbe una realtà di partito, però poi sai, i conti si fanno, è lungo il tragitto, oggi magari vediamo una cosa, fra qualche anno sarà tutto diverso. Quindi io penso che l'erede non sarà indicato da Berlusconi, e d'altra parte non c'è se non lo ha indicato, quindi non è colpa sua. Io penso che non ci sia stato qualcuno in grado di ereditare questo grande patrimonio che è Forza Italia, perché non ho visto nemmeno molto impegno tra i miei. Cioè, io ho avuto modo di dire al Presidente anche in questi giorni, quando nel weekend i leghisti, non solo Matteo Salvini, visto che ormai è il partito che ha vinto su di noi nella competizione elettorale, quando girava i territori da Bologna al resto dell'Italia, gli altri dirigenti del partito dove erano? Nel resto dell'Italia a lavorare. Hanno collaborato per far crescere il progetto della Lega. I miei colleghi di partito dove erano? Non ricordo un sindaco, un consigliere regionale, un amministratore, una lista civica che abbia avuto una telefonata dai cosiddetti leader di Palazzo Grazioli che stavano col Presidente, che si sono occupati dei territori, delle persone, delle istanze, delle esigenze. Che poi chiamare il sindaco, il rappresentante di una lista civica, il consigliere regionale, non è chiamare la casta, è colui che tutti i giorni si confronta con i problemi del cittadino. Cioè, un sindaco apre la porta del comune e c'ha la signora che non paga la bolletta, la signora che ha avuto il ladro in casa, l'azienda che ha troppe tasse, l'imprenditore agricolo che si è suicidato perché non riesce ad andare avanti perché ha le cartelle di Equitalia. Cioè, quelli sono gli interlocutori della vita reale. Io, se voglio sapere cosa accade in una realtà, devo poter interloquire con chi quella realtà la vive. Ovviamente sul territorio ci arrivi bussando, come io ho fatto, come ricordava Manes, con rispetto del territorio, ma con un coinvolgimento. Questo in Forza Italia non c'è stato, non è tardi, si può ancora fare, sapendo che non dobbiamo chiedere ancora a Silvio Berlusconi, dobbiamo dare. È arrivato il momento di dare qualcosa. Ecco, io darò, vogliono o non vogliono, io darò. E primi impegni, diciamo, nei prossimi mesi, nel prossimo anno, saranno una elezione che tra l'altro ci riguarda da vicino qui a Imola, molto importante, si dice, anche per gli equilibri futuri che ci possono essere in Emilia-Romagna, e poi le vere e proprie regionali nel 2019. Lei, appunto, visto che ha messo già un piede da queste parti, pensa di giocare una partita, diciamo, anche in questo senso? Penso di mettere il secondo piede. Bernardini, lei sappiamo che oggi ha invitato, ha parlato con Pizzarotti, no? Sì, sindaco, questa mattina. E quindi anche questo progetto di cui si sta parlando, no? Di una sorta di partito dei sindaci, inteso come partito che mette insieme, fa da collettore tra tutte le liste civiche che potrebbero esserci sui territori. C'è stata un'antitesi sul territorio con un incontro a Bologna, se non ero, qualche domenica fa, esatto. Però non è uscito molto da quello, anche a livello giornalistico, non si è saputo un po' che cosa. Lei ha partecipato, come sta vedendo questo progetto? Sta pensando di prendervi parte? No, abbiamo seguito anche noi dalle cronache dei giornali quello che è oggi questo movimento di Pizzarotti, teso proprio a trovare come primo interlocutore quelle che sono realtà civiche, quindi che non hanno oggi, diciamo, un collegamento forte con partiti tradizionali nazionali. E ripeto, sul territorio ce n'è ovunque, o non solo magari tra i banchi del Consiglio Comunale, ma addirittura dei primi cittadini, dei sindaci che hanno vinto grazie alle liste civiche, dove all'interno non è dove non trovi l'ideologia o di destra o di sinistra, trovi semplicemente il pragmatismo, cioè le cose da fare, un programma all'interno del quale si trova il consenso e si va a amministrare il proprio comune.
Certo che noi, come ho detto anche già durante la campagna elettorale, come lista civica siamo interessati prima di tutto a parlare con tutti, e quindi penso che sia la miglior garanzia di trasparenza e di democraticità il fatto proprio che noi siamo qui e siamo pronti ad ascoltare tutti quelli che hanno idee che possono non essere in qualche modo compatibili con il nostro programma che abbiamo per la città di Bologna e per tutta l'area metropolitana di Bologna. Quindi che sia l'Annunzio di Girolamo, che sia il Pizzarotti di turno, sinceramente a me cambia poco, voglio la sostanza nelle cose, ma soprattutto quello che chiedo è l'approccio diverso, perché l'approccio che abbiamo sentito adesso dall'Annunzio di Girolamo è un approccio che sinceramente da parte mia trova più di un consenso, cioè perché dico finalmente c'è qualcuno che mette e rimette al centro della politica il cittadino, che si sia strutturato sotto forma di associazione, che sia strutturato sotto forma di lista civica, comunque è il cittadino, noi non abbiamo dei padri padroni a cui rendicontare quello che abbiamo fatto a livello politico, perché quello che facciamo è quello che ci chiede la gente. Domani sera per esempio siamo in via Dagnini, via degli Orti con i commercianti, e quello che lo facciamo perché ci hanno chiamato i commercianti e i residenti per i problemi della sicurezza e il problema del commercio locale. Quando andiamo in Montagnola perché ci chiamano gli ambulanti, quando facciamo le battaglie sul passante di mezzo perché ci chiamano i residenti, e c'è una politica sulla mobilità che va in qualche modo rivista e anche processata alla luce delle contraddizioni dell'assessore Priol. Quindi la lista civica è questo, è un buon amministratore del proprio condominio, che in questo caso il condominio non è il condominio di casa ma è il condominio di tutti noi che si chiama Comune di Bologna. Allora, se la politica riesce ad uscire dal teatrino delle ambizioni personali e dei personalismi ed arrivare a parlare al cuore della gente, penso che ci sarà un futuro roseo per il paese e anche per la politica, perché poi la passione e la dedizione che mette chi fa politica sotto forma di volontariato, perché chi va in una lista civica sicuramente non ambisce del carrierismo personale, perché non sai già che al massimo che puoi fare il consigliere comunale se riesci ad raggiungere il quorum per essere eletto. Però è questa la vera palestra dove nascono gli amministratori, dove nascono i politici buoni. Oggi non ci sono più le scuole di partito, no, quella purtroppo. Della Democrazia Cristiana non esiste più, quella del PC non esiste più, non esiste più neanche quella del MIS di una volta, quindi la gente o si forma su Facebook, come purtroppo sta avvenendo, perché la nuova classe politica oggi nasce su Facebook, e questo con è il dramma. Fake news. È questo il dramma. Oppure si forma con delle esperienze fatte all'interno di consigli comunali, magari anche nel cucustolo della montagna o nel comune più sfigato della pianura in mezzo alla nebbia, però è lì che inizia a sapere che cosa è una delibera comunale, che cosa è un ordine del giorno, quelli che sono i problemi di un'amministrazione, di bilancio. È lì che io penso che bisogna attingere per la nuova classe dirigente italiana, perché sono persone che ci hanno messo la faccia, hanno dimostrato e possono dimostrare coi fatti quanto valgono, e quindi hanno quella credibilità giusta anche per presentarsi davanti agli elettori con delle idee, con dei ragionamenti per contribuire anche a livello nazionale a risolvere i problemi degli enti locali. E in questo è la nuova sfida, perché ripeto, i partiti dimostrano, lo stanno dimostrando, che bisogna andare oltre, perché il consenso purtroppo va ricercato anche in quelle frange di popolazioni, di territori che magari non si sentono totalmente rappresentate o non hanno trovato l'interlocutore giusto, perché poi questo è il problema. Parlavamo di paracadutati, noi abbiamo avuto qua Carraro. Forse si riferiva proprio a lui all'inizio. No, io sono sanguigno, io Carraro l'ho massacrato, cioè addirittura organizzò il Carlino faccia a faccia con l'ex presidente del Bologna Gazzoni, sottoscritto Carraro, che io leggevo le dichiarazioni di Carraro che sarebbe venuto qua il giorno dopo. Non si è mai più visto. Non si è mai più visto, lo più dico sentito. Io da... Cioè, quindi, no, non ben... lo so, sono tanti. Carraro, poverino, non è l'unico. Questo è stato quello diversi. Che ha seminato il centrodestra spesso anche sulla nostra terra, cioè magari non investire in termini di prospettiva e progetturali, perché questo è poi il problema. Oggi un po' del centrodestra che vivo io come lista civica, perché se domani voglio andare a suonare un campanello e parlare con qualcuno di politica, di territorio, con la P maiuscola, senza entrare nella logica delle poltrone, degli equilibri. Oggi col centrodestra da chi vado? Quando 2 anni fa potevamo vincere il comune e le abbiamo proposto un accordo, ci hanno sbattuto la porta a faccia. Anzi, posso fare una domanda? Non hanno neanche aperto la porta. Se vuole non mi risponde, Bernardino. Però no, io lo so che rispondo. Lei anche recentemente è stato cercato di più da uomini, personaggi e personalità del centro-sinistra o del centrodestra? Centro-sinistra. Non avevo dubbi.
Ma perché oggi viviamo questo impasse? C'è un centrodestra che è nel pieno delle campane, dei festeggiamenti, dei corriere. Ed è qui che si perde. Bravo, perché pensano di essere autosufficienti, come è stato per le partite poi di Bologna, perché io ho preso 18.000 voti, ma sinceramente in 10 giorni non è che ho il numero di cellulare di tutti i miei 18.000 che mi hanno votato per dire, oh, guardate che domenica votiamo Tizio invece che Caio. Siccome la legge nazionale disciplina, come disciplina in tutta Italia, le ipotesi d'accordo tra primo turno e secondo turno, noi non avevamo altro fatto che proporre un accordo elettorale su dei punti programmatici. Il primo era no al passante. Io faccio la proposta alle 5 di pomeriggio, alle 5 e mezza, manco hanno detto sediamoci attorno a un tavolo e parliamo, ci hanno detto no, voi non vi vogliamo. Ed è quello che un po' oggi critica Salvini a livello nazionale. E quindi dico, predichi bene ma razzoli male, perché 2 anni fa a Bologna se applicavi le stesse discorse che oggi fai per formare il governo nazionale, forse oggi a Bologna, ripeto, ci sarebbe un centrodestra alla guida del comune con anche l'apporto di una forza civica e avremmo dato prova della nostra capacità o non capacità nell'amministrare una città difficile come quella di Bologna. Comunque lui ha detto una cosa giustissima, il centrodestra spesso si suicida da solo, perché un difetto che noi abbiamo, non so a sinistra com'è perché non frequento le case del popolo, noi il difetto che abbiamo sempre avuto è che se c'è uno bravo, capace, che interloquisce con la gente, che ha consenso, che ha intelligenza, presentabilità, mediaticità, lo dobbiamo ammazzare. Perché diventa un problema. Perché diventa un problema, non una risorsa. Esatto. Questo è il grande difetto, del centrodestra. Non ci conosciamo fra di noi e di solito tendiamo a emarginare chi è bravo. E questo però nel lungo tempo ci porta a perdere. Cioè comunque noi oggi siamo al 37% quando un tempo noi solo di Forza Italia eravamo al 30, al 32. Cioè abbiamo sempre una visione corta, invece bisogna proprio cambiare il modo di pensare. Lui diceva, noi adesso come lista civica andiamo dai commercianti perché loro ci hanno chiamato. Ma la politica cos'è? La politica è servizio, la gente ci dà un megafono e si aspetta che noi utilizziamo quel megafono non per fare il favore personale al figlio della fruttivendola, ma per fare in modo che tutti i commercianti, che tutte le aziende, che tutte le famiglie possano avere una voce che rappresenta le loro istanze, quindi il bene comune, l'interesse collettivo. Se la politica torna a fare questo, cioè l'agorà, la piazza, il luogo nel quale puoi urlare le ragioni degli altri, allora noi saremo vincenti, altrimenti saremo tutti dei miraggi, anche 5 Stelle. Una volta che abbiamo tolto i vitalizi, che sembra che la politica italiana si sia fermata ai vitalizi, grande stupidaggine perché la mia generazione ci ha già rinunciato, per cui quando ne parlano non so di cosa parlano, perché onestamente io ho rinunciato e ho votato per fare questo, perché ero fiera di essere trattata come un cittadino normale, di andare in pensione col sistema retributivo e non quello contributivo. Però anche lì c'è ancora un grande divario generazionale, ancora una guerra tra le vecchie e le nuove generazioni. Io non prendo il vitalizio, Manes non prende il vitalizio, tanti altri, la Borgonzoni non prenderà il vitalizio, però poi magari i vecchi politici, non voglio fare nomi, ma i tanti, ne cumulano 3, quello da parlamentare europeo, quello da consigliere regionale, quello da parlamentare, da senatore. Allora, tutto questo è chiaro che allontana il cittadino, ma una volta che l'abbiamo risolto alla Camera con una bella delibera, con un provvedimento stesso della presidenza del nuovo presidente Fico, è finito l'argomento del Movimento 5 Stelle. Anche il Movimento 5 Stelle, se non si confronta con i problemi reali, prima o poi la protesta poi finisce. Allora la politica deve riappropriarsi della buona politica. Noi dovremmo provare a fare questo. E nel centrodestra, caro Manes, dobbiamo fare un passo in più, cercare di non uccidere i bravi, ma gli scemi. Senta, siamo in chiusura, ormai il nostro tempo è terminato. Una battuta finale, Nunzio De Girolamo, in attesa che metta anche il secondo piede da queste parti, l'Emilia Romagna, ci dice che cosa l'ha colpita di più di Bologna in questi 2 mesi, insomma, che ci ha frequentato? Ma le persone molto, cioè io ho trovato una grande ospitalità, cioè ho avuto persone che mi hanno aperto la loro casa, indipendentemente dalle ideologie, e quindi una grande disponibilità, ma le cooperative, le aziende, le famiglie normali, i professionisti, gli imprenditori, i commercianti della Bolognina, veramente molta molta disponibilità, e questo mi ha stupito profondamente. Ho amato questo carattere che è molto poco del nord, quindi io diciamo da questo punto di vista la mia passione
l'ho ritrovata molto negli abitanti di Bologna. È una città che ha tanta cultura, tanta storia, come ci si può non innamorare? Anche del modus operandi, del modo di pensare. Mi ha colpito la forza lavoro che c'è qui. Qui tutti lavorano e si danno da fare. Io vengo da una terra difficile, dove quando fai politica, di solito, soprattutto al politico che appartiene a un partito tradizionale, si chiede una cortesia individuale. Qui c'è l'interesse collettivo che vince. Ecco, io penso che Bologna sia un grande modello per l'Italia, sia industriale, sia politico, etico, sociale, e quindi per me è stata un'esperienza che io porterò per sempre nella mia vita, nel cuore, nell'anima e proprio nella testa, perché questo è il modello che vorrei per l'Italia. Gente che fa invece che chiede, e che giustamente chiede le cose che riguardano tutti, gli interessi collettivi, sapendo che il bene comune è un bene prezioso per tutti. Grazie. Quindi faccio un grosso complimento a voi che siete buoni. Grazie. Grazie, grazie a Nuta De Girolamo anche per essere stata con noi e con voi questa sera. Dedalus torna, grazie anche a Manes Bernardini ovviamente. Lui, che è di casa. Che è di casa, quasi. Non sono mosso qua, è da 4 marzo. È stato da 4 marzo fermo qui. Fermo qua in studio. No, grazie davvero a Nuta De Girolamo per essere passata da noi a salutarci in studio, a Dedalus, essere stata con voi questa sera e averci parlato di tante cose. Dedalus mercoledì prossimo non c'è, perché c'è il Bologna che gioca in turno infrasettimanale, quindi dove c'è il Bologna calcio noi ci fermiamo. L'ultima volta che l'ho visto ha vinto. Ha vinto, quindi speriamo ci guardi anche mercoledì prossimo. Torniamo invece il 25 aprile. Grazie e arrivederci, buonanotte.